Il grappa sopra le nuvole. Venerdì 21 settembre, alla Fornace di Asolo, è stata presentata ufficialmente la candidatura del progetto Terre di Asolo e Monte Grappa verso la riserva della biosfera. La nostra candidatura è dentro uno dei programmi UNESCO, che è il programma MAB, Man and Biosphere, sarebbe tradotto Uomo e Biosfera. È un programma intergovernativo che c'è da diversi anni, e diciamo che conta più di 100 siti in tutto, cioè 600 siti in tutto il mondo. E ha come focus il tema dello sviluppo sostenibile, cioè il rapporto sostenibile tra uomo, natura, comunità e ambiente. Il massiccio del Grappa è enorme e comprende appunto, oltre che tre province, anche tre unioni montane, tra cui quella Feltrina. Tutti siamo concordi sul fatto che il territorio del Grappa abbia enormi potenzialità, però manca il metodo con cui poterle valorizzare. Ecco che quando ci hanno parlato di questa opportunità abbiamo subito dato la nostra disponibilità, perché dobbiamo assolutamente trovare il tavolo all'interno del quale avere una visione comune, avere la stessa lingua con cui parlare e riuscire a mettere giù azioni concrete per poter valorizzare il Grappa. In versione ufficiale, diciamo, delle attività curate da questi professionisti, ci sarà anche una guida alpina propriamente detta che cura le ferrate, noi cureremo escursioni a piedi. È un'attività basata sulla spiegazione, diciamo, di notizie storiche, ma soprattutto anche sulla conduzione in sicurezza. Gli accompagnatori infatti sono formati dal collegio per garantire non solo l'ottimo livello di divulgazione, ma anche il miglior livello di conduzione in sicurezza. L'area che abbiamo deciso di candidare dopo vari ragionamenti è quella del massiccio del Grappa, per cui un territorio molto vasto che occupa 25 comuni, 3 unioni montane, 3 province, per cui la sfida, diciamo, della governance è sicuramente molto alta. Questa associazione culturale è una costola del gruppo Alpini in città di Treviso. Una serie di professionalità si sono messe insieme per creare appunto questa associazione per seguire dei progetti. In particolar modo quello che ci vede qui collegati con l'IPAR di Asolo è legato a uno sviluppo ecosostenibile per quanto riguarda il turismo e la cultura proprio per la zona del Grappa. Non vogliamo che il riconoscimento del percorso di candidatura si arrivi ad essere un mero bollino che il territorio prende, ma vogliamo che diventi un vero e proprio elemento distintivo di una strategia di marketing territoriale che valorizzi le produzioni tipiche, artigianali, agroalimentari e che ragioni su un nuovo tipo di turismo appunto più sostenibile. Secondo aspetto di interesse è il fatto di entrare dentro la rete delle aree MAB internazionale, che non significa solo scambio di buone prassi, ma significa concretamente poter sviluppare dei progetti appunto sostenibili, innovativi, nuovi, con aree che sono più avanti di noi. Cercheremo di coinvolgere tutte queste varie attività proprio in questi due giorni per dare un segnale alla popolazione, alla gente, che su Grappa si può fare di più.